Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Harry Potter come ogni settimana, ma prima di cominciare vi ricordo che su Pampling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti presenti e futuri, il codice è riutilizzabile e naturalmente su Pampling trovate calzini, magliette, felpe e chi più ne ha più ne metta, tutto rigorosamente nerd, link in info box. Sempre in info box trovate anche il link alla mia vetrina Amazon dove aggiungo quotidianamente nuovi prodotti a tema Harry Potter e di altri fandom che io vi consiglio e che naturalmente porterò qui sul canale più avanti. Ma detto questo, ragazzi, come vedete, un gufo mi ha portato un pacco davvero enorme e si tratta di un pacco che contiene una replica potteriana, una replica realizzata a mano da uno di voi che ha un negozio su Etsy che, ragazzi, naturalmente vi consiglio tantissimo perché è il negozio dove finalmente ho trovato una replica ben fatta, la replica che tutti noi collezionisti cercavamo della torta di compleanno di Harry. Io cerco una replica di questa torta da tantissimo tempo e ragazzi, non riuscivo a trovarne una. L'unica che avevo visto era quella di Geek Gear che si trovava all'interno di una delle box, ma non era neanche quella ufficiale ed era molto molto piccola. In questo caso si tratta di una vera replica della torta realizzata a mano ed è anche, per chi lo volesse, completamente personalizzabile. Naturalmente trovate sotto in info box il link al negozio di Daniel e il link che trovate è sia al negozio Etsy ma anche ai suoi account Instagram, quello personale e quello della pagina del negozio che si chiama Daniel The Sage. Ragazzi, lui si occupava di ricamo, ma adesso anche lui è un collezionista di Harry Potter e come me non trovava una replica decente della torta di Harry. Quindi ha deciso di realizzarla per se stesso e, visto il successo riscosso, ha cominciato a produrle per venderle. Quindi ragazzi, come vi dicevo, vi lascio il link al negozio di Etsy. E la cosa bella è che potrete sì ordinare la torta, quella classica di Harry, come quella che adesso andremo a vedere assieme, ma potete anche personalizzarla in misura, in colore, col nome vostro o di un vostro amico, del vostro compagno, della vostra compagna. Ragazzi, potete dare sfogo alla vostra fantasia e Daniel sarà felicissimo di personalizzare la torta per voi. Direi che adesso, anche se è un peccato, dobbiamo andare ad aprire questa confezione che è davvero bellissima. Guardate, c'è l'adesivo della posta via gufo, il mio nome qui in questa etichetta con un altro gufetto, abbiamo il bollino del Ministero della Magia, abbiamo qui degli altri bollini, lo spago, e vi arriva così direttamente col corriere, quindi davvero tanta tanta roba. Ma adesso tiriamo il nostro cordino e andiamo ad aprire il pacco. Ragazzi, davvero, ce l'ho a casa già da qualche giorno ed è un gran peccato doverlo rovinare perché è impacchettato davvero molto molto bene, con molta molta cura. Ma adesso andiamo a scoprire come è la torta, perché ragazzi, io ho visto le foto, ho visto le immagini su Etsy e devo dire che è davvero molto molto bella, molto fedele all'originale. Queste cose, come sapete, a me piacciono tantissimo. Io sono sempre alla ricerca di repliche quando non ci sono in commercio. Ad esempio, ultimamente me le stampo da solo con la stampante 3D oppure ripiego su quelle fatte a mano, ma quelle fatte davvero bene, come in questo caso. Se ricordate, l'ultima volta vi ho consigliato la foto, la cartolina di Harry che gioca a Quidditch, quella che Draco lancia in testa a Harry, che ho preso sempre su Etsy, e invece adesso vediamo il risultato della torta. E3. Ci siamo quasi, vediamo, vediamo, wow, super super imballata benissimo, quindi tiriamo fuori questo e c'è tantissima carta all'interno, la possiamo togliere, ok, ragazzi, eccoci qui, come vedete è abbastanza alta e vediamo com'è all'interno. Wow, mi piace, è uguale ragazzi, è davvero bellissima, mi piace un sacco, davvero un sacco, sembra una torta
assolutamente vera. Guardate, guardate quanto è bella. Sembra che sia stata proprio spalettata da un pasticcere, sembra che la glassa possa quasi essere mangiata. Sotto è rifinita con questo materiale che sembra, non lo so, ragazzi, non sono pratico, ma è un materiale morbido. Sembrano, sapete quelle spugnette che si mettono sotto le gambe delle sedie per non fare rumore? Ecco, sembra quello, però gigante. Però è davvero, dà una sensazione davvero di rifinitura questa parte qui in basso. E poi sopra, ecco che abbiamo la scritta sgrammaticata di Happy Birthday Harry, la scritta sgrammaticata fatta da Hagrid con le sue manine. Ragazzi, è davvero bellissima. Mi piace il fatto che sia in scala 1 a 1 e che sia assolutamente fedele all'originale, ma come vi dicevo, potete personalizzarla come volete, magari vi piace con la glassa azzurra e la scritta rossa e anziché Harry il vostro nome, liberissimi di farlo. La volete uguale a quella del film, ma col vostro nome, altrettanto liberi di farlo. È davvero molto molto bella, mi piace un sacco, sono super super soddisfatto e ragazzi, vi consiglio assolutamente l'acquisto anche a voi qualora foste interessati ad aggiungere questo pezzo alla vostra collezione. Davvero, sono super super contento e soddisfatto, quindi vi lascio i link sotto in info box qualora foste interessati. Io credo che anche se un domani dovesse uscire una versione ufficiale di Harry Potter in plastica, mi terrei assolutamente questa qui, mi terrò anzi assolutamente questa qui perché sembra davvero una vera torta. Quindi, davvero tanta tantissima roba. Ragazzi, spero che anche questa volta io vi abbia dato lo spunto per poter crescere e migliorare le vostre collezioni. Io sono sempre alla ricerca di repliche fatte bene, repliche anche se non ufficiali, ma fatte davvero bene, così come è stato per la mandragola, così come è stato per quel bigliettino lenticolare e così come adesso è per la torta di Harry. Quindi fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi è piaciuta, se voi avete già una replica di questa torta, naturalmente mostratemela e mandatemela su Instagram. Ragazzi, per qualsiasi informazione sapete dove trovarmi. Detto questo, io vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità. Come al solito vi chiedo di lasciare un mi piace, commentare, scrivere qua quando non foste ancora iscritti. Seguitemi su Instagram antonio.seria e io chiudo il becco e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!